Lo sapevi che per pescare la trota servono due artificiali e basta? Vieni a scoprirlo nel video. Ciao bimbacci e bentornati su Itinerari di Pesca, il canale che tratta di pesca sportiva dal punto di vista dei pescatori non agonistici. Io sono Nicola Petrucci, sono il fondatore di questo canale insieme a Veronica e ad altri ragazzi che mi aiutano quotidianamente e sono qui ad accompagnarti in questo viaggio. Quest'oggi un tutorial riguardante i miei golden ones per la pesca della trota in torrente. Andiamo a vederli! Ritornando alle scorse settimane, mi è tornata alla mente una breve chiacchierata avuta con il buon Matteo sulle rive della riserva del Casentino. Lui sta imparando la pesca a spinning delle trote in torrente ed io sto cercando negli anni di affinare questa tecnica. Diciamo che non sono un fenomeno, ma che me la cavicchio. Iniziata la giornata, il buon Matteo non riusciva proprio ad ingranare. Io ed il buon Mick ci alternavamo alla telecamera, essendo gli unici due ad effettuare catture. Dopo un paio d'ore, quando era il mio turno di stare alla telecamera, a quel punto mi sono messo ad osservare Matteo e mi sono venuti in mente una serie di consigli che credo assolutamente possano esservi utili. Partiamo dall'approccio allo spot. In torrente è assolutamente controproducente affacciarsi in buca, mentre nelle correntine o fra le rapide vicino ai sassi non troviamo particolare differenza perché la trota preda di istinto. In buca il pinnuto ha tutto il tempo di osservare la potenziale preda, ma anche di guardarsi attorno. Affacciarsi alla buca significa nel 99% dei casi spaventare il predatore, farlo scappare o mandarlo in stato di apatia. Quando si affronta un torrente lo si fa da valle a monte per non spaventare le trote con il rumore, vibrazioni e naturalmente per non farci vedere, in quanto la trota ha il muso rivolto controcorrente in attesa di cibo. Lanciamo sempre all'avanti il più possibile in modo da avere maggiori possibilità di non allarmare il pesce. Se dobbiamo necessariamente avvicinarci ad una buca, facciamolo tenendoci bassi e nascondendoci dietro ostacoli naturali ove possibile. Veniamo al lancio. Non vi parlo di lenze perché do per scontato che evitiate come la peste il trecciato in bobina in torrente. Sassi e ostacoli sono come rasoi per questo. Quindi nylon con una spezzone finale di fluorocarbon o fluoropotente diretto. Queste le scelte top. Tornando al lancio, per essere più precisi e cadere in acqua morbidi, lasciate sempre fuori dal vettino un buon 40 cm di filo. Il lancio vi verrà più morbido e vedrete un netto miglioramento della precisione. Se pescate in torrente, vi consiglio di imparare assolutamente il lancio a balestra. Tale lancio si fa tenendo l'artificiale con le dita della mano sinistra ed utilizzando la vetta della canna come se fosse una molla. Questo lancio vi permette di raggiungere posti impensabili con i lanci classici e non eseguibili, per esempio, sono i lanci a schippata, difficilmente utilizzabili nella pesca in torrente. Infine voglio darvi alcuni segreti sulle migliori esche in assoluto per la pesca della trota in torrente. Matteo, sai perché non prendeva? Osservando la sua scatolina dei rotanti ho rabbrividito. Gialli fluo, arancio fluo, neri puntinati, insomma una versione rotante di un astuccio di sponda trautaria. Niente di più sbagliato. In natura dobbiamo imitare il pesce foraggio e non lanciarci su strane nuance. Il mio rotante preferito è un MEPS molto semplice con paletta argento puntinata di nero. Misure dallo 0 al 3. Prendiamo una versione simile ma paletta oro nelle stesse misure. Questo perché le trote mangiano quasi sempre in argento. Poi capita quel giorno che vogliono solo oro, eh? E invece riguardo ai minnows? Beh, riguardo a quelli, semplice come tipologia, quasi impossibile ottenerla al momento attuale. Difatti ho avuto le più grandi soddisfazioni con il Barn di Caperlan, ormai fuori produzione, ma una vera killer bite in torrente. Vi bastano la versione Ayu, Cavedano e soprattutto Trota, perché Trota mangia Trota. Ecco che con circa 25 euro hai tutte le esche che ti servono per pescare in torrente. Poi naturalmente puoi sbizzarrirti con Martin o Maps come vuoi, ma quelli sopra elencati mi hanno sempre fatto la differenza. Come è andata a finire? Ho prestato a Matteo un Maps argento puntinato nero ed ha cominciato a far catture come noi. Bene bimbacci, anche questo video è giunto al termine. Se ti è piaciuto questo breve e veloce tutorial, sappi che ne arriveranno degli altri. Se non ti è piaciuto, magnema. Detto questo, mi raccomando, lascia un commento, un like, una condivisione, insomma, vienici a trovare un po' sul nostro sito web, itineraripesca.net, dove trovi Teams. Insomma, il nostro mondo è immenso. Ci vediamo settimana prossima con un nuovo tutorial che troverai il giovedì sera, dopo le 21, quindi te lo godi tranquillamente in serata. Un bacione, tante care cose e come sempre il nostro motto, catch and release. Ciao bimbacci!